Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia. Da tempo si vocifera di una possibile presenza di Gianni Amann a Sanremo 2022. L'attore turco è sicuramente uno dei personaggi che più si sono contraddistinti nell'anno che sta per finire. Protagonista della serie TV di successo, Day Dreamer, Le ali del sogno. Il 32enne ha partecipato anche a un episodio di Che Dio ci aiuti e allo spot di una nota marca di pasta. Ma scopriamo di più su Sanremo 2022 e Gianni Amann. Gianni Amann è finito più volte sulle prime pagine delle riviste di gossip per la relazione con Diletta Leotta. Mentre oggi si chiacchiera di lui per la presunta storia con Francesca Chillemi. Ma l'attore turco non si ferma al gossip. Sembra proprio che tornerà nei salotti televisivi. Lo vedremo infatti molto presto come ospite a C'è posta per te, e subito dopo sembra che potremo ammirarlo, anche sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Pare che quest'anno, a Sanremo, sia previsto un ricambio continuo di personaggi noti, che assisteranno a Madhouse nella conduzione del Festival della Musica Italiana. Per ogni serata di Sanremo 2022, sembra infatti che un co-conduttore diverso affiancherà Amadeus. E tra questi potrebbe esserci anche Gianni Amann. Come riporta il giornale, è molto vicina la chiusura della trattativa che porterà Gianni Amann a Sanremo. Di certo la sua presenza scatenerebbe i social, visto il numero di commenti e i like che totalizzano i suoi post. Il suo nome non è l'unico in circolazione in questi giorni. Si parla anche di Alessia Marcuzzi, Miriam Leone, Matilda De Angelis e Matilde Gioli. Le ultime indiscrezioni parlano anche di una possibile presenza di Tommaso Paradiso e del campione olimpico Marcel Jacobs. Per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Ma se la presenza di Amann dovesse essere confermata, si rivelerebbe un vero colpaccio per Amadeus. Voi cosa ne pensate? Se Gianni Amann parteciperà come co-conduttore al Festival di Sanremo. Nella serata in cui parteciperà, ci sarà un picco degli ascolti o non cambierà nulla? Fateci sapere la vostra opinione sotto nei commenti e come sempre. Non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova news. A presto da Serie TV Italia!